Anche come nel turbine tra la gente della vita e faccio l'avvocato. Ed eccomi qua. Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Insomma, adesso accomodatevi, sedetevi qua e non vi preoccupate che vi spiego tutto. Si tratta di una truffa, una bella truffa che vogliono commettere a Vietà. Sì, adesso vi spiego. Aspettate un attimo, perché io ho visto una quaderna di 4 milioni con 4 numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Bertolini. Il biglietto vincente ce l'ho io. Abbiate pazienza, perché se parliamo a tua alla volta, l'avvocato non capisce bene le cose, non può diciamo, dare una testimonianza, dare un giudizio. E adesso questo Mario Bertolini dice che il biglietto è suo, che la vincita spetta a lui e a me mi vuole dare un premio di 100.000 lire. No. E voi non mollate. Questo Mario Bertolini deve essere sicuramente pazzo. Pazzo, sì, pazzo. Sentite a me, vi tirate la vincita e chi si è visto. Lo so, però sapete qual è il fatto che questo Mario Bertolini ha messo i testimoni falsi, quello è una tragedia in famiglia, mia moglie e mia figlia. E io per questo l'ho mandato a chiamare, proprio per essere tutelato, perché adesso questo dice che il biglietto è suo e l'ha giocato con i soldi suoi. Invece l'avete giocato voi. No, l'ha giocato lui. Però i 4 numeri glieli ha dati mio padre, in presenza di Don Ciccio il tabaccaio. Ah, allora l'ha giocato lui con i soldi vostri. No, con i soldi suoi. Ecco, veramente, Don Ferdinando, così su due piedi non potrei darvi un parere preciso. Io dovrei studiare la cosa nei minimi particolari. D'altra parte non mi sembra che ci sia stata neanche intesa nel giocare questo biglietto, perché tra voi e Bertolini non mi sembra che ci sia accordo. Il fatto stesso che però voglia riconoscervi un premio, questo è già qualche cosa. Se come dite voi, poi i numeri li ha dato vostro padre in presenza di un testimone, io penso che qualche cosa potrebbe sicuramente richiederlo. Voi fate così, vi tirate via la vincita. Se poi questo Mario Bertolini dovesse agire per via legali, chiameremo questo Don Ciccio il tabaccaio a testimoniare. Non viene, ma voi scherzate, non si può rifiutare. Dopo andiamo a chiamare con i carabinieri. È quello che lo fanno i carabinieri. Quello non si può neanche rifiutare. Quello Don Ciccio è morto. E allora chiamiamo a testimoniare vostro padre. Mio padre? Ma pure mio padre pure è morto. È morto papà? È morto papà. E quando è stato? Sono 2 anni. Sono già passati 2 anni, come passa il tempo. Allora non ci sta a mancare il 18 anni e 6 mesi. 18 anni e 6 mesi. Ma scusate, il biglietto quando è stato giocato? Ah, adesso, l'ultima estrazione, sabato scorso. Ma allora com'è possibile che vostro padre dare i numeri a questo Mario Bertolini? Avvocato, scusate, ma voi siete napoletani? Certo che sono napoletano. E perché come napoletano che queste cose le dovreste sapere, scusate, i numeri che vi dà, i morti, quando, in sogno. Padre Bertolini, ha sognato il padre di Don Ferdinando, il quale gli ha dato i 4 in presenza di Don Cicci Tabaccaio. Anche egli a suo tempo che fu. Ma allora è il sogno di Mario Bertolini? No! No, scusate, fate parlare prima a me, perché se non ci sono. No, perché questo Mario Bertolini è andato a abitare la casa dove fino a 2 anni fa abitavo io. E io me ne andai da quella casa proprio perché era morto mio padre, mi faceva impressione, allora decisi di andare via. E allora quello mio padre, povero uomo, non sapendo di questo cambio di casa, non si è accorto che mi faccio io, ma c'è mai un tanto è vero, questi quali sono i testimoni, tanto è vero, non è che ha detto Bertolini, gioca di sti numeri. No, quello ha detto chiaramente Piccerini, gioca di sti numeri. Perché quello mio padre a me così mi chiamava, sempre, anche da adulto, ma lo tengo proprio nell'orecchio, lo sa tutto il quartiere. Piccerini, tutto a posto, Piccerini, fanno notte, il lavoro, così, e poi
E io posso giurare davanti a mille testimoni che mio padre aveva un odio per questo Mario Bertolini, e mai e poi mai avrebbe dato una quaderna di quattro. Assolutamente. Sì, sentite, ma a me sta cosa mi sembra sballata, sai? Io cosa vado a raccontare ai giudici in tribunale? Ma questa è pazienza. Vostro padre, buon'anima, buon'anima, mi ha passato in sogno a Mario Bertolini e gli ha dato i quattro numeri di cielo. Quindi rispettate la volontà del defunto. Ha dovuto dare una certezza anche a vostra figlia, perché pare che in quei giorni si amino. Se qui c'è scusa, l'avete detto voi, non l'ho detto io. È stata l'anima di mio padre che ha portato i quattro numeri a Mario Bertolini, sì o no? E quattro numeri importanti, uno, due, tre, quattro. Allora ha una quaderna importante, una quaderna proprio di uno che vuole arricchire un altro. E allora già che ci troviamo a parlare di anime? Io con voi ne voglio parlare, non a te, perché voi insomma siete della partita, diciamo, siete conoscitori, come devo dire. Io faccio il prete. Volevo dire che insomma voi siete abituati a parlare, anime salvo, insomma, mi potete dare una spiegazione. Voi sapete se è vero o no che io tutte le settimane non faccio mai mancare i fiori davanti al ritratto di mio padre al cimitero. E voi sapete che io ogni settimana vado al cimitero. Quando vado al cimitero se ne vanno sempre quelle 500 lire all'andata e 500 lire al ritorno per il trasporto. A questo aggiungiamoci pure quelle 200-300 lire di fiori più altre cose per incette, lemosine varie, che quando uno va al cimitero sempre si spende. Inoltre io ogni settimana gli faccio dire la messa, e voi lo sapete bene perché la faccio dire proprio a voi, che ogni messa costa 500 lire, ma non la faccio mai mancare ogni venerdì, non me ne dimentico mai. E fate bene, ho sempre lodato ed apprezzato l'attaccamento alla buonanima di vostro padre. Allora io praticamente ogni mese tra l'ascolto per andare al cimitero, più o meno, poi se ne vanno quelle 6-7 mila lire. Ma non mi importa, per carità, non mi importa, io faccio finta di non averle guadagnate. E allora è stata l'anima di Mario Bertolini che ha fatto trovare, che ha dato il numero, l'anima di mio padre che ha dato il numero a Bertolini, sì o no? E questo mondo dell'aldilà esiste, sì o no? Come? Non esiste. Esiste, certamente, non lo dovete offendere con i vostri dubbi. Dubbi? E quali dubbi? Io dubbi non ne ho. Ma voi allora come me lo spiegate? Che io ogni settimana vado al cimitero, vado là, spendo solo soldi per i fiori, candele, candelotti, lumine, il trasporto, la messa, gliela faccio dire cantata, pure cantata, gliela faccio dire la messa, è quello che fa. Il caro defunto, mio padre legittimo, gliela ha una quaterna di 4 milioni e gliela dà in mano a me sana. Ma non può essere, scusate, non collini, ma non quadra il discorso, scusate, è vero così. Lo posso giustificare solo perché quello mio padre nel buio non si era accorto che non c'era io, c'era Mario Bertolini, quello era rimbambito da vivo, figuriamoci da morto. Se veramente mio padre i numeri li voleva dare a Mario Bertolini, vabbè, è una cattiveria che io da mio padre non mi potevo mai aspettare, ecco! Ecco, arriviamo a bomba con l'avvocato, questo bisogna curare. Se c'è stata cattiva fede o no da parte dell'anima del defunto, rispondete, vabbè, però non imbrogliate, non imbrogliate. Ma che mi devo imbrogliare, non per dire, io mi devo rispondere, voi mi sembrate un pazzo. E io pazzo sto diventando se voi non mi date una spiegazione. Le messe, caro Don Ferdinando, si fanno di risuffragio dell'anima del defunto. Ma non è consentito farne una speculazione, scusate. Se io sapevo che voi me ne ordinavate con questo intento, scusate, io non ve ne dico più. Ma non ho capito, se allora, fatemi capire, se per ogni mese che in fondo costa 400 lire, 500, si pretendesse in cambio una vigila milionaria. E non c'è proporzione, lo Stato andrebbe in fallimento. Che c'entra l'anima? L'anima che c'entra con queste meschinità? Cosa c'entra? Bertolini ha sognato e i numeri sono il frutto della sua fantasia. Ma no,
Fino a 5 minuti fa avete detto che quella era l'anima di mio padre, adesso è in mezzo a questa fantasia. Ma allora è l'anima o la fantasia? Ho detto l'anima, per avvicinarmi alla vostra comprensione, perché la maggior parte comprende come comprendete voi, ma non bisogna mischiare il prodigio con queste meschinità egoistiche di tutti i giorni. Che c'entra l'anima? Quella è sempre la fantasia che ha lavorato. Non è tutta una cosa, è un'anima, fantasia. E allora questa fantasia, che cos'è? La fantasia potrebbe essere un residuo di immagini che si sovrappongono fra di loro nel subconscio mentre sogniamo. Me l'avete detto, potrebbe, quindi non ne siete sicuri neanche voi. E allora scusate tutto quel discorso che abbiamo fatto prima, dell'anima, i santi, Voi cosa volete? Io sono un umile servo del mistero, che si può definire con una sola parola. Mistero. Sentite, io non posso correre dietro l'anima di vostro padre, il mistero, la fantasia. In tribunale ci vogliono prove documentali, ci vuole carta bollata, ci vogliono testimonianze. Caro Don Ferdinando, voi avete tutte le ragioni possibili, ma il giudice non può stare a correre dietro al mistero della fantasia. Sentite a me, restituite il biglietto al legittimo proprietario ed è subito. Accettate il premio che vi vuole dare di 100.000 lire e ringraziate il Signore. E con questo io vi saluto perché c'ho da fare. Buonasera. Allora che fate? Ve ne andate? Dobbiamo parlare ancora. Che fa? Mi lasciate solo? Allora io non sono tutelato. Ma non potete essere tutelato così, ci vogliono almeno uno o due testimoni. Testimoni? Sì. Ce li ho. Portiamo a lui. Vestito da prete, proprio prete, e può testimoniare che mio padre mi chiamava Vicerì e a mai aveva aperto lì, lo chiamava giuramento. Ma che giuramento, giuramento? Ma io pago le tasse, scusa, me ne dico io le vostre tasse. No, che ve le prendete voi, però voglio dire a poco che questa è una cosa importante, questa è una cosa del bancolotto. Ma che bancolotto e bancolotto? In tribunale ci vuole carta bollata. Carta bollata, e noi andiamo a comprare. E la carta bollata si deve scrivere. E la scriviamo. E chi la scrive? La scrive lui. Sì, io non lo scrivo, arrivederci, lo prendete. Ascoltatemi bene, non dovete fare così, non fate così, convincete, sì, ho capito, per me conta l'anima e per Bertolina la fantasia. Colpiscono la vostra anima, sono quante soldi, andano in famiglia. Sì, ho capito, soprattutto non fate arrabbiare. Non vi ostinate. Errare è umano. Sì. Perdonare è divino. Grazie. E adesso me ne vado. Sì, e spero che voi vi portiate una buona notizia. Grazie. Raccomando. Errare è umano. Sì. Perdonare è divino. Sono tutti d'accordo, pure il Vaticano in questo divano.